Eccoci qua, buonasera, buon pomeriggio a tutti. Come state, come non state? Allora, sto usando due computer differenti oggi, più o meno partiamo in orario. Eh sì, dai, 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 sono stato bravo stavolta. Ci facciamo oggi una merendina insieme. Spero che, vedo problemi di connessione, ma spero che regga tutto quanto. C'è ancora la tazza sporca di tisana. Ci facciamo appunto una merendina insieme sfogliando l'anteprima nuova che è uscita ieri, se non sbaglio. Se non mi sbaglio. In realtà, oltre all'anteprima, diamo un'occhiata anche alle uscite di Star Comics, Bao e Bonelli. Ho provato il preview con anche le uscite appunto di maggio, così possiamo vedere un po' anche quelle lì per avere un po' una visione un po' più completa di quanti dindini, quanti soldini partiranno nel mese di maggio 2022. Quindi approfitto proprio banalmente, facciamo merenda letteralmente con e Oro Choc. Come state? Come non state? Battete un colpo se ci siete. Che adesso è il tempo di deglutire. E poi iniziamo subitamente. Una delle parole mie preferite. Subitamente. Beh, cominciamo. Allora, pronti, partenza, via. Eccoci qua. Allora, però devo anche visualizzarla. Perché non me la fa vedere? Ah, eccoci qua. Eccoci qua. Anteprima 367. Con all'interno quelle che sono tutte le uscite, come al solito. Panini, Panini DC, Panini Marvel, Disney e Planet Manga. Cerchiamo di andare un po' speditamente, vedere un po' le varie cose. Marvel May, effettivamente maggio, ho visto già, l'ho già un po' sfogliata ieri quando è uscita, ho visto che ci sono un po' di uscite per i 60 anni di Spider-Man, quindi effettivamente maggio insomma sarà piuttosto interessante per Marvel, però effettivamente a maggio esce anche il nuovo film di Doctor Strange, nel multiverso della follia, quindi probabilmente tra maggio e aprile Panini pubblicherà anche tutta una serie di cose su Doctor Strange. Ho visto già che ci sono un po' di cose riguardanti invece gli Illuminati, quindi anche questo ormai sta diventando un segreto di Pulcinella per questo film, che ci sia appunto questo gruppo, come visto, si è visto anche nel trailer, che sembra appunto fare un grosso riferimento appunto a questo gruppo molto particolare del mondo Marvel. Devo fare così perché sennò io non vedo niente, ok? Quindi Panini DC c'è Infinite Frontier numero 3, questo nuovo evento. Adesso tra l'altro pare che ci sarà una nuova crisi anche all'interno del mondo DC, la crisi oscura, una cosa del genere. Però appunto c'è in corso questo crossover, chiamiamolo questo evento, scritto da Joshua Williamson, che è una evidente citazione anche addio, adesso non mi ricordo, Frontiera. Mi viene in mente Ultima Frontiera, ma non è Ultima Frontiera di Darwin Cook. Al momento mi sfugge il nome di quella frontiera che Darwin Cook scrisse e disegnò diversi anni fa. Poi
poi Batman Fear State, c'è appunto questo nuovo evento sulle pagine di Batman. Devo dire che non è che mi intrighi particolarmente in generale, sono molto più tentato, molto probabilmente comincerò anche un po' a seguire la testata di Batman più assiduamente, da quando ci sarà il rilancio, che in America dovrebbe avvenire forse in estate, se non mi ricordo male, di Chip Zdarsky e Jorge Jimenez. Quindi sono, su questo sono... Oddio, forse non è Jorge Jimenez, forse è... Non, adesso tipo ho un voto di memoria con... un disegnatore spagnolo, mi sembra che sia Jorge Jimenez, però adesso come al solito sono super preparato, quindi sì, no, Jorge Jimenez, che insomma sono abbastanza intrigato, soprattutto mi incuriosisce molto l'idea di vedere Zdarsky su un personaggio come Batman, che a sua volta per certi versi è molto vicino alle ambientazioni, allo stile, all'approccio un po' di Daredevil, visto che Zdarsky su Daredevil sta facendo faville, sta lavorando molto molto bene insieme al nostro Marco Checchetto. Sono curioso di vedere appunto come si giocherà appunto questa cosa. Quindi a maggio escono i due numeri soliti di Batman, i due quindicinali di Batman, con uno speciale su Batman Special Fear State, che come al solito penso conterrà, come per tutti gli eventi di questo tipo, una serie di speciali, di... come dire, focus on, chiamiamoli pure così, su determinati personaggi che vedono appunto vediamo dal loro punto di vista quello che è l'evento appunto in corso sulle pagine di Batman. Joker 7, Batman Superman 23, Superman 36, dove continua, tra l'altro bello che vedo tra gli autori citato anche Daniele Di Nicuolo, che proprio insieme allo scrittore di Superman attualmente Tom Taylor sta realizzando Seven Secrets. Quindi bella questa cosa, anche vedere insomma questa coppia anche sulla testata di Superman. Vediamo un po' cosa ci riserverà. Soliti spillatini, Justice League, Wonder Woman, Lanterna Verde, Flash, insomma sapete che non seguo le serie in spillato, quindi vado un pochino più spedito. Batman Catwoman di Tom King, ecco, giusto così la butto in questo modo. Queste edizioni in formato Bonelli, quella di Batman di Scott Snyder e di Superman di John Byrne, devo dire che un po' mi sono pentito, neanche tanto poco, devo essere sincero, di non aver seguito la serie dedicata al Superman di John Byrne. Un po' mi dispiace, ho provato a vedere anche se esistono degli omnibus americani, insomma, abbordabili, però trovi soltanto i balenotteri da 90-100 euro. Sinceramente non è una spesa che al momento mi sento di fare, però ecco, averlo magari in quel formato brossuratino, ecco, vuol dire avere un'infinità di brossurati ancora in giro per casa, però quantomeno, a quanto so, Superman di John Byrne è una delle robe più belle scritte appunto e disegnate da John Byrne. Tra l'altro vedo lì che ci sono citati altri nomi abbastanza importanti come George Perez. Madonna, vedere le fotografie di George Perez in questi giorni è qualcosa di avvilente. Purtroppo sta lottando con un cancro terminale, quindi perderemo purtroppo questo grande autore. Mike Mignola, quindi insomma. E ripeto, ci stavo pensando di magari dire, boh, pian pianino me li recupero un po' tutti, perché sembra molto interessante come cosa, me ne hanno parlato benissimo un sacco di persone, quindi veramente ha un certo valore. Superman vs. Lobo, una cosa, scusate, in Sealy, con i disegni anche di Mirko Andolfo, interessanti, sono due personaggi molto agli antipodi tra di loro, insomma. Ah, qui cominciamo a parlare già di roba interessante. Freccia Verde di Jeff Lemire e Andrea Sorrentino. Questa penso che sia proprio la prima serie che questi due autori hanno realizzato insieme, perché, se non mi ricordo male, i due si sono incontrati la prima volta su una storia breve di I Vampire, se non mi ricordo male. Ma questa Freccia Verde di, appunto, la serie di Freccia Verde del 2011, che venne lanciata, mi pare, in occasione dei Nuovi 52,
È stata proprio la prima serie che i due hanno, su cui hanno lavorato insieme, dove si è effettivamente creato questo grande sodalizio tra questi due autori che oggi ha portato a firme di storie. Parliamo di Gideon Falls, parliamo di Old Man Logan, parliamo di Primordial, uscito adesso, Joker Killer Smile e Batman Smile Killer. Insomma, questa qua io la possiedo già in una vecchia edizione Planeta Lion, erano 3 cartonati, 3 volumi, molto interessante perché racconta, svela alcuni segreti del passato di Oliver Queen, in particolare legandosi a quello che è stato un po', diciamo, l'evento che ha scatenato la genesi proprio di Freccia Verde, l'eroe conosciuto appunto come Freccia Verde, quando è stato preso e trapiantato su quest'isola, l'isola di Komodo, se non mi ricordo male. No, Komodo era un villain di questa serie, appunto, dove scopriamo questi sotterfugi, questi segreti appunto nascosti dietro a questo particolare evento che ha portato all'origine appunto di questo personaggio, di questo supereroe dei fumetti DC. È molto carina, è molto molto bella, a me è piaciuta abbastanza. Devo dire che una cosa che un po' mi ha fatto, tra virgolette, un po' storcere il naso è che a un certo punto salta fuori questa specie di organizzazione, cioè scopriamo che fondamentalmente Oliver Queen è diventato il rappresentante di questa scuola, diciamo, che è la scuola della freccia, e quindi poi saltano fuori anche la scuola dell'ascia, la scuola dello scudo, la scuola della lancia, la scuola della spada, una roba che mi ha ricordato tanto Iron Fist, non lo so, ma è una cosa che me lo ha ricordato veramente tanto. Comunque esce a maggio, costa 42 euro, però avete dentro un bel po' di cose da leggere. Io ve la consiglierei, io vi consiglierei di darci un'occhiata, di dare una possibilità, perché è veramente molto molto bella, disegnata appunto poi in una maniera spettacolare dal nostro Andrea Sorrentino. Anche questa, Robin e Batman, la lasciata del Dinamico Duo, che è qua scritta nuovamente da Jeff Lemire, disegnata da Dustin Nguyen, i due hanno firmato insieme Descender, Ascender. Adesso in America è uscito una nuova serie che si chiama Little Monsters, che dovrebbe arrivarmi a giorni da Ho Visto Cose, e adesso per appunto DC i due hanno firmato questa miniserie di 3 volumi che racconta la nascita del rapporto fra Batman e Robin. Quindi abbiamo già, mi pare, Dick Grayson, il primissimo Robin, se non mi ricordo male, o forse il primo era Tim Drake, adesso ho questo vuoto di memoria. Comunque Dick Grayson forse è il Robin un po' più conosciuto, un po' più famoso, che poi ha avuto anche molta più indipendenza, diventando anche il personaggio di Nightwing. Appunto, vedere come i due, non solo come Robin impara a essere Robin, ma anche come Bruce Wayne impara a rapportarsi con questo ragazzino, con un ragazzino che ha una storia molto molto simile alla sua, cercare di avere un certo tipo di istinto nei suoi confronti, protettivo, a volte eccessivamente protettivo nei suoi confronti. Mi sono letto proprio qualche giorno fa il primo spillatino americano, l'ho comprato senza avere particolari aspettative, ho detto boh, i due autori mi piacciono molto, voglio vedere almeno come inizia, ed è abbastanza interessante. Infatti ho detto no, questo mi aspetto che esca in italiano, tanto verrà raccolto in un volume, e infatti più o meno costava anche quello che mi ero immaginato, 17 euro. Io vi consiglierei anche questo di tenerlo d'occhio. Poi Superman Action Comics Mafia Invisibile, che questa è la raccolta del primo arco narrativo del Superman di Brian Bendis, Suicide Squad di Robbie Thompson, che prosegue appunto nella sua ristampa, Io Sono Batman, un nuovo Cavaliere Oscuro. Questo anche qua mi intrigava per il fatto di lanciare questa nuova incarnazione di Batman, che se non mi ricordo male è il figlio di Lucius Fox, perché mi ricordo che è un personaggio di colore, il primo personaggio di colore che io associo a Batman è proprio Lucius Fox, se sì, non mi sbaglio. Poi mi intriga tanto perché è disegnato da Olivier Coipel, che oltre a curare le copertine mi forse ha disegnato forse soltanto il primo numero, però anche quello magari quasi quasi ci dà un'occhiatina. Questo Milestone Returns Static sinceramente non ho idea di che cosa sia. Universo Milestone, l'espressione più semplice, sinceramente è una cosa che non conosco. Se c'è qualcuno di voi che ha più padronanza sull'etichetta di Milestones, ecco, mi dia ovviamente dei chiarimenti. Task Force Z, la morte solo inizio, anche questa mi sa di vaccata splendida, che sembra essere una specie di
squadra di Thunderbolts, quasi una cosa del genere, personaggi totalmente a Dark Avengers, una roba del genere, che forse hanno a che fare con gli zombie, una cosa del genere, se non mi ricordo male. Infatti vedo diversi personaggi, mi pare che ci siano Katana, vedo Cappuccio Rosso, quel Batman in armatura che non ho idea di chi sia, vedo dietro, mi pare si chiami questo personaggio qua, Mr. Sunday, Mr. Flower, una cosa del genere, che era apparso durante la run di Greg Capullo e Scott Snyder. Questo non lo so, mi sembra una trashata mostruosa, però mi intriga, magari ci darò un'occhiatina. Mr. Bloom, ecco, ci sono scritti sopra, la Task Force Z, infatti Z probabilmente ha a che fare proprio con il discorso zombie. Inferior 5, benvenuti a Dangerfield, sinceramente. Ah, Jeff Lemire e Kit Giffen. Adesso mi fa un'imponente flotta aliena tentando di attaccare la Terra, respinti ai superiori invasori e non tentando di abbandonare il pianeta, oppure no? Sono ancora subendo, infatti, sembra... Beh, ripeto, Jeff Lemire, insomma, sembra interessante, anche questo magari quando uscirà in fumetteria ci darò un'occhiatina. Poi ovviamente escono anche tutta una serie di cose legate a Shazam e a Black Adam, di cui tra l'altro adesso è stata anche annunciata una nuova serie scritta, se non mi sbaglio, da Christopher Priest, che dovrebbe dare un taglio innovativo al personaggio appunto di Black Adam, visto che uscirà appunto il film di personaggio, del villain, la nemesi principale di Shazam. Escono anche tutta una serie di volumi, storie, ristampe varie dedicate appunto a questi personaggi. Sinceramente di Shazam stavo aspettando che uscisse la raccolta della nuova serie scritta da Geoff Johns, che forse è proprio questa, no, è un'altra ancora, questa qua è uscita dopo quella di Geoff Johns. Quella mi interessava, quella volevo darci un'occhiatina, che è una roba uscita proprio negli ultimi anni, non sto parlando di quella che ha letteralmente ispirato il film, l'ho letta qualche sera fa, di Geoff Johns e Gary Frank, è proprio la storia paro paro del film, identica. Hanno tolto, forse non c'è il personaggio di Black Adam, però è, ripeto, paro paro, è proprio identica identica. Però ecco, questa storia di Black Adam nasce nella caduta di un impero. Una freccia di Cupido, un volume eccezionale per conoscere meglio. Boh, vediamo un po'. Geoff Johns e Joe Bennett, insomma. Geoff Johns a livello di scrittura è uno che non ha bisogno di tante presentazioni. Joe Bennett su Hulk a me sta piacendo tantissimo. Quindi vediamo un po', magari anche questo lo segno. Aquaman Becoming, nascita in eroe, questo dovrebbe essere una specie di passaggio di testimone di Arthur Curry a questo nuovo Jackson Hyde, questo nuovo incarnazione di Aquaman. Batman Beyond, bersaglio Batman, ma non so se sono le storie originali di Batman Beyond, molto carina, mi sembra una copertina di Dave Johnson, no, vedo lì un DC, qui ritiro esatto subitamente quello che ho detto, è la versione ovviamente futuristica di Batman, il grande libro di Harley Quinn. Queste cose qua ve lo dico sinceramente, a me proprio il grande libro di Io Sono, sono robe che io non riesco a capire, soprattutto se vengono presentate come albi introduttivi per far conoscere questi personaggi ai nuovi lettori, secondo me non vanno bene, a mio modesto parere. Vedo anche Harley Quinn la serie animata, penso sia una cosa legata appunto a qualche serie animata di Harley Quinn. Ecco, Justice League International volume 1 rinascita, questo mi tira, questo mi tira tanto, perché leggo i nomi di Kit Giffen, di Jean-Marc De Matteis. Questa sembra, a quanto so, è una delle serie sulla Justice League più conosciute, più famose, più apprezzate. Mi pare ce ne sia anche una di Mark Waid e una di Morrison, erano quelle che erano uscite in Omnibus un po' prima che appunto la Lion chiudesse i battenti. Però mi intriga, il prezzo è un po' altino, sono 46 euro, non lo so, però sembra interessante. Questo magari ci farò un pensierino alla sua uscita. Esce anche la prima parte, mi pare, no, è già completa, di Lanterna Verde di Grant Morrison e Liam Sharp, che dovrei cominciare anche a leggere, magari, o ricominciare, perché queste qua le ho prese tutte quante in volumi americani. All'epoca cominciai a leggere la prima parte di questa serie e ho dovuto lasciar perdere un momento perché mi facevo veramente fatica a seguirla, soprattutto perché insomma Morrison è uno scrittore che scrive in un determinato modo, non solo per il fatto di essere britannico, ma anche uno stile un po' eclettico, diciamo pure così, e mi ha sbalestrato un momento, però dovrei ricominciare assolutamente a leggerla. Perché
insomma, potrebbe essere interessante. Provo un attimo a fare questa cosa qua, che sono le classiche cose che magari dovrei fare prima. Cosa sto combinando? Ecco, così magari è meglio. Dicevamo di sì. Allora, questo subito, siamo capiti? Subito, questo DC Absolute Sword Star Superman, cioè, se non l'avete mai letto dovete prenderlo immediatamente, forse è già stato anche ristampato in volume DC Library, se non mi ricordo male, però ecco, è proprio una di quelle storie che dovete leggere, soprattutto se come me non siete grandi amanti dell'azzurrone di Superman, perché questa è proprio una storia bellissima, veramente veramente bellissima, questa specie di letteralmente testamento di Superman, di Clark Kent, prima appunto di morire, che compie queste 12 fatiche ancora una volta a rimembranza di quanto le figure dei supereroi siano debitrici della mitologia greca, di mitologia classica, esattamente proprio come Ercole. Ci sono tutte le raccolte, come sempre, di DC Classic, in questo caso dei Coraggiosi e gli Audaci, che sarà Brave and the Bold, esatto. Anche questa è una roba che dovete prendere assolutamente, fidatevi di me. L'Omnibus di Animal Man di Jeff Lemire, bellissimo, è bellissimo. Anche questa è stata una serie che è stata lanciata in occasione dei Noi 52. Mi è piaciuta tantissimo l'accoppiata con il copertinista di questo volume, che è Travel Foreman. Ma è veramente veramente bello. All'epoca si creò anche tutto, infatti vedo compresi anche alcuni numeri di Swamp Thing, si era creata anche tutta un'inanellatura, diciamo, una continuity, un evento vero e proprio con la testata di Swamp Thing, dove appunto il rosso e il verde e i loro relativi avatar dovevano scontrarsi contro non solo la putrescenza, quindi il viola, ma anche a un certo punto saltava fuori il metallo, una cosa del genere. Bellissima, veramente veramente bellissima. Questa è una delle robe che lessi all'inizio, veniva pubblicato sullo spillato di Justice League Dark, ma è veramente bellissimo. Questo esce a settembre, però è un bel malloppone, sono 79, sono 80 euro, 80 piotte di Omnibus, ma fidatevi di me, questo è proprio bello, ne vale veramente la pena. Anche molto carino è Joe the Barbarian di Grant Morrison e Sean Gordon Murphy, anche qua i nomi dovrebbero farvi accendere delle lampadine in testa. Questa storia di questo bambino che combatte contro il diabete e vive questa esistenza molto triste sotto un certo punto di vista, bullizzato. Il padre, mi pare, è morto addirittura, pensavo, mi ricordavo l'avesse abbandonato, lui e la madre. E lui letteralmente si chiude in questo suo mondo, si crea una specie di realtà alternativa in cui è questo eroe, questo barbaro fondamentalmente, esattamente come Conan il Barbaro, dove deve salvare appunto questo mondo da questo nemico. Però è veramente veramente bello, molto molto anche toccante sotto un certo punto di vista. Books of Magic, questa per me sarà l'occasione per recuperare questa serie di Neil Gaiman, John Bolton, Scott Hampton e Charles Vess, con altri nomi, tra l'altro visto che nella scorsa anteprima è stato anche annunciato Stardust, se non mi ricordo male, una cosa del genere, che è di Neil Gaiman e proprio di Charles Vess, una cosa che ho sempre visto in fumetteria, non ho mai preso e che adesso voglio assolutamente recuperare. Questa versione un po' di Harry Potter, tra virgolette, dell'universo DC, che fa parte dell'universo di Sandman, che è riapparsa anche di recente proprio nell'universo di Sandman. È stata proprio lanciata una nuova serie chiamata Books of Magic all'interno del Sandman Universe, e ci sono appunto anche nomi come John Constantine, lo straniero fantasma, già citato Morfeo di Sandman, e anche questa è proprio proprio bella, fidatevi di me che ne vale la pena. Le solite ristampe in questi formati che a me piacciono molto, delle due serie che sto seguendo attualmente, che sono Sweet Tooth e Fables, a me piacciono veramente tante, sono molto molto contento di aver potuto avere questa occasione di poterle recuperare, poterle conoscere in questi formati appunto pubblicati da Panini. Poi ovviamente tutta una serie di volumi di Batman da recuperare. Cosa c'è di interessante, insomma, da citare? Ecco, prima o poi vorrei dare un'occhiata a Batman Detective,
che di Tom Taylor e Andy Kubert, abbastanza importanti. Qua hanno messo dentro un pochino di tutto, quindi c'è anche roba appunto come Joker, il sorriso che uccide, che mi sono reso conto di non aver preso in formato cartonato di Panini, e dovrò rimediare a questa cosa. Vorrei dare un'occhiata anche al Batmanga di Jiro Kawata, non riesco a leggere il nome, però visto che costano un po' i volumi, sono 18 euro a balenottero, insomma sto cercando di tirare un pochino la cinghia nell'ultimo periodo, e insomma su 18 euro sono tanti. Se nessuno si offende, io la roba Disney la salto proprio a pie pari, e passiamo subito a Marvel, dove c'è la seconda parte di Devil's Reign, che partirà a aprile, l'evento che scuote un po' tutto l'universo Marvel, ma che ha le sue radici dalla testata di Devil, come ovviamente ci indica il nome, di ovviamente Chip Zdarsky e Marco Checchetto, che un po' anche questo mi spiace non averlo seguito in americano. Ovviamente ho preso il primo numero, ho ordinato il primo numero italiano, perché ho visto che ci sono due belle variant, ce n'è una la red cover per farsi fare i disegni, che quelle cose a me piacciono molto, e una variant in PVC. Ho detto dai, mi piglio quelle lì per averle, fondamentalmente, perché le varianti PVC di Panini sono molto belle, e poi quelle variant lì da farsi schiacciare, soprattutto appunto quella rossa, insomma non mi dispiacerebbe incrociare magari Checchetto a qualche fiera per farmela firmare. Poi continua questa serie dedicata a Elektra, la donna senza paura, che ovviamente ci mostra un po' quello che è anche qua un passaggio di testimone che c'è stato da Matt Murdock a appunto Elektra Natchez, e quello che poi sarà, partendo da questa serie, il futuro in particolare di Elektra, perché da dopo Devil's Reign probabilmente torneremo a avere Matt Murdock nei panni di Daredevil, e vedremo un po' cosa ne sarà invece di Elektra. Dovrebbe uscire anche in America uno speciale di cui abbiamo parlato negli ultimi video, nelle ultime dirette sulle uscite americane da Visto Cose, dove appunto viene lanciato questo speciale che presenterà un po' anche quello che è il futuro, partendo anche da segreti del passato appunto di Elektra. Poi anche qua soliti spillati: Spider-Man, Fantastici 4, Avengers, Thor, che qua Thor non vedo l'ora che mi arrivino i prossimi numeri, perché soprattutto il 24 sembra che sia un numero molto molto interessante. Capitan America, Iron Man, Hulk. Ecco, Hulk lo sto seguendo in americano e voglio dargli un po' di vantaggio, nel senso voglio leggermi qualche numero. Però ho visto un po' le nuove anticipazioni, ho visto un po' cosa accadrà nei prossimi numeri e non lo so. Ho paura che Cates ci stia propinando un po' la stessa cosa, benché fino a un certo punto non mi è dispiaciuta. Però voglio vedere un po' come ce la propone, perché sembra veramente, non dico la solita minestra riscaldata, però diciamo che la ricetta Knull dopo un po' bisognerà un po' variarla. È partita anche la nuova serie di Venom, quella di Ram V e Brian Hitch, con anche Ali Wing, Miles Morales, gli X-Men. Di X-Men esce una quantità di roba veramente quasi imbarazzante. Nuovo gruppo, i Secret X-Men. Insomma, vi ripeto quello che vi ho detto guardate le copertine di Lenin Francis Yu, che per quanto sia bravo, le copertine, se non altro dei primi numeri, sono tutte uguali, sono tutte cazzo uguali, veramente belle, ripeto, sono bellissime, però questa struttura piramidale dove vedi tutti i membri della nuova squadra è un po', mi fa sorridere, ecco, mettiamola così. È partito poi questo nuovo evento, tra virgolette, questo nuovo arco narrativo dedicato a Wolverine, che ci mostra un po', probabilmente è quello che sarà un nuovo status quo di Wolverine. Si partirà probabilmente con un nuovo inizio appunto per il buon Logan, gli integrali, Fantastici 4 con questo scontro, questa citazione a una serie che si chiamava proprio, mi pare, Botte da Orbi, con appunto l'eterno scontro fra Hulk e la Cosa. Anche questa gli ho dato un po' di vantaggio, dopo un po' sinceramente mi ha un po' stancato, quindi non la proseguirò. Ecco, dicevo prima proprio di discorsi riguardo agli Illuminati, esce questo volume Illuminati da Riforma all'Universo, prezzo 22 euro, con all'interno
uno speciale del 2006 e una miniserie di New Avengers. Strano che non ci sia dentro i nuovi Avengers di Hickman, che sono un po' la serie che ha, come dire, li ha un po' ripresi gli Illuminati, con una nuova formazione, con dei nuovi membri. E qua ci presenta quella che appunto sono probabilmente le prime storie, la scoperta appunto di questo gruppo letteralmente di illuminati, delle persone più importanti, più intelligenti, più influenti anche l'universo Marvel, muovere un po' le fila. E ripeto, molto probabilmente questo sarà è un modo, anzi senza molto probabilmente, ovviamente questo è un modo per metterci la pulce nell'orecchio riguardo al film. Esce poi un'ennesima ristampa di La vita e la morte della potente Thor, perché anche qua, come ci viene giustamente ricordato, a luglio esce Thor Love and Thunder con Natalie Portman, che torna a questa volta per vestire i panni proprio di Lady Thor, chiamiamo pure così. Quindi avete tutta la serie, da tutta la serie di Jason Aaron, fondamentalmente Russell Dotterman, molto molto bella. Se non l'avete mai letto, questo potrebbe essere il modo giusto per recuperarla, perché è veramente molto molto bella, tenete conto che tutto questo discorso è interno alla serie proprio di Jason Aaron su Thor. Quindi l'ideale sarebbe proprio leggersi tutto quanto, perché prima è bellissimo, secondo almeno avete proprio la visione completa di tutto quanto. Ci sono anche cose che non hanno proprio a che vedere con la serie appunto di Lady Thor, per cui c'è Generations, che è questa storia dove venne lanciata poco prima del Fresh Start, dove avevamo le incarnazioni classiche dei personaggi con quelle che invece erano le loro attuali incarnazioni. Quindi avevamo, non so, Wolverine con X-23, Thor con Lady Thor, Hulk e Amadeus Cho. Veniva appunto fatto Capitan America, forse con Sam Wilson, se non mi ricordo male. Venne appunto fatto tutto questo discorso per dare un ulteriore contesto, dare un ulteriore risalto a quello che è letteralmente l'eredità, quando poi è partito Legacy, dare l'eredità appunto che questi eroi lasciavano ai loro successori. Nuovo cofanetto con la saga del clone, 280 euro in uscita a luglio, che raccoglie la seconda saga del clone degli anni, metà anni 90, perché vedo 95-97. È una cosa che a me sinceramente non interessa, però appunto sappiate che esce anche questo nuovo cofanetto. È stato da poco lanciato il primo con la prima saga del clone, però a me ripeto, sono cose che non interessano al momento. Ecco, parlavamo prima di Io sono Spider-Man con l'Anniversary Edition, due racconti extra con anche uno vincitore del premio Eisner, chissà quale sarà. Ecco, per esempio, il fatto che ci siano dentro articoli di approfondimento sulle avventure presentate sul mondo di Peter Parker, il fatto che questi volumi poi al loro interno siano stati aggiunti anche degli editoriali, ecco, potrebbe, è già una cosa buona, perché almeno si dà un po' di contesto anche soprattutto a chi questi personaggi magari non li conosce molto bene. Poi escono per la collana Must Have Torment di Todd McFarlane. Questa qua c'era una vecchissima edizione, forse della Corno, addirittura di Star Comics, non mi ricordo più. Questa, tra l'altro, la linea Must Have è proprio una delle cose più belle fatte da Panini negli ultimi anni, perché raccoglie dentro storie, alcune storie che non venivano ristampate da tanto tempo, in formati molto più agevoli, molto più, come dire, economici, più a disposizione di tutti. Quindi secondo me è proprio un ottimo formato. Mi sono accorto adesso di aver lasciato la musica accesa, quindi spero che non si senta il rientro dell'audio. Mi auguro proprio di no. Esce poi anche quello dedicato a Wolverine di Must Have, con la prima storia di Wolverine negli anni 80, dell'82, con Chris Claremont e Frank Miller. Anche qua, questo potrei pensare di prenderlo, perché so che era contenuto nell'omnibus dedicato a Wolverine, e questo magari ci penso. Però questi due volumi escono a giugno, proprio come anche Io sono Spider-Man Anniversary Edition. Ecco qua, Madonna Santa, Secret Wars Marvel Giant Size Edition. Voglio vedere se ci sono delle note tecniche. Non lo so, di questo ho già l'omnibus, quindi a meno che non ci siano dentro matite particolari di Ribic, questo penso proprio di
balzarlo proprio a piè pari, perché sono 41 euro, è lo stesso formato di la storia del Marvel Universe, l'universo Marvel, quella di Miller e di, no, non era di Miller, era di Mark Waid e in mente George Perez, ma non è George Perez, il disegnatore degli attuali Defenders, adesso mi sfugge il nome. Se ha dentro matite, dietro le quinte e quant'altro, posso pensarci, perché costa 41 euro e tanto. Non lo so. Grandi storie Marvel, Capitan America stanotte muoio, questa è una delle storie più strane, più particolari dell'universo Marvel, che venne disegnata da Jim Steranko, che aveva dentro anche un po' di psichedelie, un po' cose particolari, forse c'era di mezzo anche una specie di spy story, una roba molto molto particolare. Personalmente ce l'ho già in Supereroe Classic, quindi ovviamente non sto a ricomprarmela, al prezzo di 23 euro. Contiene Capitan America dal 110 al 113, usciti nel 1968, e qua appunto parliamo ancora di Spider-Man, perché esce il Marvel Omnibus Amazing Spider-Man Classic, volume 1, che terrà dentro probabilmente tutti quelli che sono, che fanno l'omnibus dei Masterworks fondamentalmente, quindi se avete già i Masterworks o Supereroe Classic, questo potete tranquillamente anche magari lasciarlo perdere, perché raccoglie al suo interno un sacco di storie di Spider-Man, scritte da Stan Lee, di Steve Ditko e Jack Kirby, scritto e disegnato ovviamente da questi autori, con tutte le storie della mitica coppia Lee Ditko e i contributi di Kirby. Sarebbe interessante vedere i disegni di Jack Kirby, di Spider-Man. Insomma, sono proprio le primissime storie di Spider-Man. Esce poi il secondo omnibus di Excalibur, di Alan Davis, il 13° Masterworks di Iron Man, la raccolta. Questo qua, a me, ho letto i primi spillati italiani, i primi spillati americani, no, non mi è piaciuto per niente, di Philip Kennedy Johnson e Salvador La Roca, visto che adesso Marvel è diventata ufficialmente detentrice dei diritti non solo cinematografici, ma anche di sfruttamento proprio di fumetti, appunto come quelli di Alien. Cioè, dovevano lanciare, avevano anche annunciato la serie dedicata a Predator, ma c'è a quanto ho capito una specie di disputa legale, non ho capito fra Marvel e chi, forse fra il precedente detentore appunto dei diritti, per cui la serie non è ancora stata lanciata. Ho provato a prendere i primi numeri, il primo numero, poi gli altri li ho letti online di questa prima serie, ma non mi è proprio piaciuta, anche come disegna Salvador La Roca questa serie, no. Fumetti di Warhammer 40.000. Passiamo adesso a Panini, cioè il fumetto di Yannick Sinner, un giovane tempista, l'edizione cofanetto di Fucking Sakura di Giulio Macaglione, Ratman Gigante, Spawn 2 di Todd McFarlane, con questo nuovo rilancio appunto dell'universo di Spawn. Dovrebbe uscire tra l'altro a brevissimo il primo volumetto, il primo brossuratino con proprio le nuove storie di Spawn, e stavo pensando appunto di prenderlo con all'interno le prime storie, cioè esce prima lo Spawn Universe, che è appunto un po' un volume che presenta tutte le varie serie, Gunslinger Spawn, The Scorched, Spawn, la serie diciamo standard, il King Spawn, insomma proverò sicuramente a prendere lo Spawn Universe e il primo di King Spawn per darci un'occhiatina. I primi numeri di King Spawn non mi sono dispiaciuti, per cui si sa mai. Esce anche la prima parte dell'ultima serie di Jupiter's Legacy, di Mark Millar, Tommy Lee Edwards e Matthew Dow Smith, con dentro, non mi ricordo più quanti sono in americano, credo una decina, forse 12 numeri, se non mi ricordo male, di quella che è la nuova serie che è stata lanciata appunto dell'universo di Jupiter's Legacy. Questa venne lanciata in occasione ovviamente dell'uscita della serie su Netflix, che poi appunto, purtroppo sappiamo bene come è andata. È andata molto bene. Geiger, di questa qua ve ne avevo parlato negli scorsi video, nelle scorse dirette, questa dovete prenderla, di Geoff Johns e Gary Frank, che è la storia di questo tipo in un mondo post-apocalittico, in Las Vegas mi pare, una cosa del genere, appunto dove il mondo si è completamente ricoperto di radiazioni, cioè le radiazioni irradiano, scusatemi la ripetizione, totalmente
il mondo, in particolare sicuramente l'America, e lui è questo tipo che va in giro con le radiazioni, cioè si trasforma in questo teschio radioattivo, in questo scheletro radioattivo, e pesta la gente con i manganelli. Vi ho detto tutto. Questa è da assolutamente prendere, perché è veramente veramente figa, molto molto divertente. Io ce l'ho già in brussolato americano, ma fidatevi perché è veramente molto molto bella. Anche questo è di Peter Milligan e Duncan Fegredo, che è Enigma. Michael Smith vive un'esistenza vuota, ma quando i personaggi del suo fumetto preferito sembrano prendere vita, dovrà scoprire l'incredibile segreto dietro la bizzarra creazione e capire cosa desideri realmente. Il fumetto precursore dei temi LGBTQ nelle storie supereroi in un'edizione speciale ricca di extra. Questa mi ricordo la vecchia copertina, non mi ricordo se Planeta o Lion, con questa copertina viola e questa maschera, la maschera che porta anche il personaggio in copertina. In più è disegnata da Duncan Fegredo, che è uno degli autori che ha lavorato di più a fianco di Mike Mignola. Infatti, se date un'occhiata a questi personaggi in particolare, l'uso del nero in particolare, per esempio in questo dettaglio della testa di questo personaggio, ci vedete un po' delle ombre mignolesche, ecco. E questo sicuramente me lo voglio recuperare, perché è una di quelle storie che mi manca appunto da leggere. The Resistance, questo è uscito un sacco di tempo fa, il primo, che mi sono perso, di John Michael Straczynski, forse era disegnato anche da Mike Diodato Jr., se non mi ricordo male. Però esce appunto il secondo numero con questa seconda serie di Uprising. Esce poi il secondo numero anche di Reckless, di Ed Brubaker e Sean Phillips. Anche questa, ho preso il primo, non gli avrei dato veramente un euro, ho detto boh, la piglio giusto per provare, per vedere un po' com'è, e invece mi è piaciuta un sacco questa roba, di questo recupero crediti, diciamo, questa specie di mercenario, chiamiamolo pure così, in cui il passato torna a tormentarlo in occasione di questa sua nuova missione, di questo suo nuovo lavoro su commissione. Molto molto bello, veramente recuperatelo perché è veramente molto molto bello. Esce la nuova serie deluxe di Crossed, i fumetti di Magic the Gathering di Jed McKay, l'attuale scrittore di La morte di Doctor Strange. Bella copertina di Scalera, molto molto bella. I fumetti di Horizon Zero Dawn e Dungeons and Dragons, i fumetti di The Witcher, di Warhammer, le Tartarughe Ninja. Sappiamo che adesso uscirà anche la nuova edizione che raccoglie la nuova serie delle Tartarughe Ninja, quella sempre scritta da Kevin Eastman, che prenderò sicuramente, perché so che è una serie molto molto bella, me ne parlò molto bene un sacco di tempo fa un amico. E tra l'altro, per quello che ho capito, è una serie che sì, a un certo punto prende proprio una deriva sua, però i primi archi narrativi sono proprio una, come dire, un riadattamento, chiamiamolo pure così, se non ho capito male, delle storie classiche appunto di Kevin Eastman e Peter Laird, metti di Asterix e Obelix, Star Wars, che, insomma, sapete bene, non godere del mio interesse. Un sacco di roba ovviamente di Kenobi, visto che adesso verrà lanciata la serie, Marvel Kids, Panini Kids, e adesso passiamo ai manga. Questo, anche sfacciato, non è roba per me. Ecco qua, già si può parlare un pochino di più, perché visto che nell'ultimo periodo, negli ultimi giorni, si è parlato tanto in particolare di questa nuova edizione di Eden. Ovviamente di Hiroki Endo. Viene pubblicata insieme a questa nuova serie Soft Metal Vampire. Però ecco, c'è questa nuova edizione di Eden, 9 volumi, cartonata con sovraccoperta, al prezzo di 24 euro. Sono dei mallopponi enormi, ho visto che ne ha parlato tanto Dani di Fumetti Senza Paura. Quando ho visto che è stata annunciata questa ristampa, ho detto, il mio fumettaro mi aveva venduto Eden come una nuova versione di Akira, quindi un Akira 2. Ho detto, boh, minchia, allora sembra bello, sembra veramente molto molto figo. Ho detto, me la piglio. Devo dire che ultimamente vedo che stanno uscendo una marea di ristampe. Adesso esce quella di Dragon Ball, esce quella di Yu-Gi-Oh, è uscita quella di Ashen 21, sta uscendo 20th Century Boys, uscirà quella di Kenshin Samurai Vagabondo, esce questa. Insomma, io personalmente devo fare un po' una cernita. Mi intriga molto, mi intriga veramente veramente molto. Magari il primo, giusto per prenderlo, per provarlo, ci posso pensare, posso pensare a darci un'occhiata.
Tra l'altro viene fatto anche un bundle con l'edizione variant di Soft Metal Vampire, che è un nuovo fumetto, una nuova miniserie in sei numeri di Rocky Endo, che attualmente è tornato in pubblicazione anche in Italia grazie a Planet of the Fools, che sinceramente dopo un po' mi ha un po' lasciato, ho deciso di lasciarla perdere perché non mi interessa. 24 piotte, esatto Marco, 24 piotte sono tantine, sono un po' tantine, però non lo so. Aspetterò, sicuramente mi intriga, mi interessa tanto, magari non prenderò il primo subito per vedere un po' com'è, però poi lascerò perdere, voglio dare precedenza ad altro. Il già citato Planet of the Fools, spin-off di Atelier of the Witchette, Shangri-La, questa serie che so che esce adesso, uscirà a breve anche in Italia, anche Sakamoto Days so che è molto molto interessante, viene fatto anche con questo bundle con un sacco di gadget. Il primo ha un grembiule, qua c'è addirittura un cos'è che c'è? Un apribottiglia e una borsetta, una shopper bag. A me piacciono queste cose qua, di solito cerco anche di prenderle, però non lo so, 14,90 euro. Non lo so, forse ho ordinato quella col grembiule giusto per averla. Però boh, non lo so. Però ecco, so che Sakamoto Days è una di quelle serie che ultimamente sta piacendo molto. Ho sentito che in particolare Sommobute ne ha parlato tanto e tanto bene, quindi sicuramente la prenderò. Questo ho visto annunciato qualche giorno fa. Che boh, non so cosa pensare. Mi piace un sacco l'idea. Stitch il samurai. Non lo so, già l'idea mi fa pisciare addosso. I fumetti di Kingdom Hearts, nuova serie di Star Wars manga dedicata alla principessa Leia, Punch Man, il romanzo del film di Naruto, La prigione insanguinata. Ecco, esce anche la ristampa di Proteggi la mia terra, che questo so essere una serie molto molto bella, che però al momento non sono intenzionato a prendere. Due parole sulla nuova edizione di Ash 21. Se non l'avete mai letto, dovete prenderlo, dovete proprio leggerlo. Se vi piacciono gli Spokon, se vi è piaciuto Slam Dunk, se vi piace Blue Lock, se vi piacciono questo genere di cose, Eyeshield 21, Eyeshield 21 è proprio, non potete perdere questa occasione. Tenuto conto che sono appunto 14,90 euro botta, sono dei balenotteri da 600 pagine, quindi diciamo che il rapporto pagine, quantità, prezzo, tutto sommato ci sta. Personalmente ci ho pensato, il problema è che io praticamente ho già tre quarti della serie, mi mancano alcuni un paio di numeri durante e gli ultimi numeri. Stavo pensando di provare a vedere di trovarli sfusi, di trovarli magari su eBay o qualche mercatino per appunto poterla concludere in quel formato lì. Anche perché sono 15 euro a botta al mese, una serie mensile che esce tutti i mesi e sono altri 15 euro. Già sto seriamente pensando di prendere quella di Dragon Ball. Sto seriamente pensando di recuperarla in quel formato lì perché mi piace tanto. È proprio bella quell'edizione di cartonata con le pagine a colori. Mi intriga veramente tanto. Però addirittura ricomprarmi tutto Eyeshield 21, avendone già una bella parte. Insomma, poi l'edizione, lo dico sinceramente, non mi fa impazzire. Cioè, mi aspettavo, avrei preferito avere l'edizione come formato all'immortale, quindi formato quadrato, che mi piace tantissimo come proposta. Probabilmente, come dire, sarebbe stata una cosa, non voglio dire improponibile, però magari avrebbero dovuto tagliare le pagine, risistemarle, sarebbe stato un problema. Però ecco, mi spiace perché lo rileggerei veramente molto 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 volentieri, perché è veramente bellissimo, è proprio divertente, è bella, è piacevole da leggere, c'ha dei personaggi splendidi, assurdi, delle mosse alla Dragon Ball, non a caso insomma Murata è un e penso anche Inagaki, il rispettivamente disegnatore e scrittore. Questa è la serie che ha lanciato Murata prima di One Punch Man. Sono grandi amanti di Dragon Ball. Ci ho visto sempre, per esempio, una citazione nella capigliatura del protagonista, appunto, evidente citazione. L'ho sempre vista molto simile a quella di Goku. Però ecco, 15 euro al mese per me sono tanti. Io ripeto, se non l'avete mai letto e avete la disponibilità economica per recuperarlo,
se ve lo lasciate scappare, insomma, vi perdete veramente, veramente una gran bella serie, una bella bella serie. Undead Unluck volume 4, che non sto seguendo, Blue Lock, che per ora ho accantonato perché a una certa mi sono dovuto scegliere, fare una scelta, ho deciso di lasciarla perdere, benché tutto sommato non sia neanche così tanto male, però anche il prezzo, insomma, è un po' altino per quello che è. 20th Century Boys, stavo leggendo poco fa il secondo numero, mi piace sempre di più, è proprio fighissimo, è proprio bello. A grande sorpresa, anche per quanto mi riguarda, esce l'ultimo numero di Asadora. Io pensavo fosse una serie stessa ancora andando in corso in Giappone, non sapevo che si fosse già conclusa, però va bene, ok, sono anche abbastanza contento di non dover seguire una serie e non so, però è un errore, dice Marco, ok, mi fido, è ancora in corso, ok, ti ringrazio. Peccato, mi viene da dire, però ecco, è comunque una serie abbastanza interessante, per certi versi molto in stile Urasawa, con questi cliffhanger, queste cose, questi thrillerosi, mi piacciono tanto, e ripeto, 20th Century Boys, sto leggendo adesso il numero dove appare Shogun, che ho già capito essere il mio personaggio preferito. Esce poi il manga di Justice League e Batman, si conclude a Possums. Buono sapersi che si conclude in 9 numeri, magari in futuro posso anche pensare di portarla avanti. Si chiude la prima stagione più o meno alla 9. Ah, ok, grazie Marco, grazie per la precisazione. Infatti mi sembrava veramente strano che venisse lanciata in questo modo e poi, come dire, si lasciasse passare così tanto tempo tra l'uscita di un volume e l'altro, però ti ringrazio per la precisazione. E dicevo, Possums, sono contento che si sappia che si conclude col 9° numero, perché tutto sommato era carina, mi piace molto come è disegnata, mi piace molto come si è evoluto Tsutomu Nihei a livello grafico, soprattutto se mettete a confronto questa con la nuova edizione di Blame, date un'occhiata, fate un confronto, ecco, e vedrete che c'è stato un cambiamento radicale, piuttosto importante. Non sto a dire ovviamente in bene e in peggio, di bene in meglio, perché a me piaceva comunque anche come disegnava prima. Un sacco di roba, Alita, Tekken, City Hunter, Moriarty, La Promessa della Rosa, Konosuba, Gleipnir, La Leggenda di Arslan, anche La Leggenda di Arslan è una roba che magari prima o poi in futuro recupererò, di Romo Arakawa, non era male. Altre serie, Kengan Ashura, sto aspettando che esca la seconda stagione su Netflix, perché è una tamarrata, una roba stupida e idiota, ma che mi fa impazzire. Red Eyes, Page of the Blue Sky, Blue Steel, Trinity Seven, ristampa di tutti i numeri di Black Clover, anche qua se mi gira, adesso che sono in pari anche con Jujutsu Kaisen, quasi quasi, vado avanti a seguire anche Black Clover. Sacco di ristampe, cosa ristampano di bello? Di Shiguru, ah no, sì, Shiguru, ciao, Sido, ecco, la quasi quasi, visto che adesso siamo tutti un po' orfani dei fumetti di Tsutomu Takahashi, di Noin, come diceva anche prima Marco, so che anche questa è una bella serie, ecco, nel solco di serie sui samurai, sul Giappone feudale, so che questa è una delle serie che veniva nominata più spesso, ecco, magari mi do un'occhiata anche a questa serie, perché ne avevo sentito parlare molto molto bene e ci penserò, anzi probabilmente almeno i primi numeri li proverò. Ristampano proprio anche il 2 e il 3 di Apposing, tra l'altro. Ok, e con la anteprima Panini abbiamo concluso, quindi eccoci qua. Adesso vedo Brodino, ha cominciato a seguirmi. Ciao Brodino, si sa niente della ristampa di Sanctuary? No, mi pare che sia una ristampa fatta da Star Comics, che adesso vediamo immediatamente. Vediamo proprio subito le nuove uscite di maggio. Dove sono? Di Star Comics, eccole qui. Allora.
Ristampa di Sanctuary, no, non si sa ancora niente. Una vita con le leggende, anche a me intriga un sacco. Mi pare che siano gli autori di Crank Freeman, se non mi ricordo male. Adesso mi sfuggono i nomi. Forse c'è di mezzo anche Buronzo, se non sbaglio. Però mi ricordo che se n'era parlato di recente. E oddio, oddio, che zoomata. Se ne era parlato di recente e mi sono proprio detto: no, questa me la voglio pigliare perché sembra veramente molto molto bella. Però attualmente non c'è ancora. Meglio. Però attualmente non si sa nulla. Questo è uno degli argomenti forse più chiacchierati negli ultimi mesi, ovvero la Ultimate Edition di Dragon Ball. Sarà una serie di 34 numeri, quindi esattamente come la, vediamo se riesco a modificare anche da qua. Sì. Così si potrebbe vedere anche un po' meglio, vabbè, lasciamo così. Dicevo, esattamente come la Perfect Edition, che uscì un sacco di tempo fa, una di quelle più ricercate in assoluto, che adesso esce, sono 15 euro a botta, che qua non sono pochini, però ovviamente allora, se non ho capito male, l'Evergreen rimarrà disponibile, che è l'edizione da prendere se non avete mai letto Dragon Ball, fondamentalmente. Se avete già tutte le edizioni di Dragon Ball, quindi siete dei fan hardcore e lo volete assolutamente, ecco, questa probabilmente è fatta apposta per voi, quindi stavo pensando di prenderla, detto proprio sinceramente. Stavo pensando di riprenderla perché è veramente veramente bella e boh, però è una bella spesa. È cartonata, colori bianco e nero, sono 230 pagine praticamente, con la sovraccoperta. Non lo so, ci penserò, ma è facile che ci caschi. È molto facile che ci caschi, però è molto molto bella, ripeto. Mi tira tanto e sto pensando, appunto, ripeto, seriamente di riprenderla. Dovrò capire dove mettere l'Evergreen nel caso, perché quella vorrei tenerla. Quella lì aveva dentro, era un'edizione ricorretta, aveva dentro le SBS, diciamo, le lettere, diciamo, i messaggi all'autore, come fa appunto Oda in One Piece. Non lo so, non lo so. Ci penserò molto bene. Il 19° numero di Demon Slayer, quindi manca veramente pochissimo, mancano 4 numeri alla conclusione, anche in Giappone ormai è bello che è andato, è bello che è finito, quindi insomma sono abbastanza contento che si chiuda anche questa serie, come al solito mi piace, ma non mi entusiasma. Poi Chikuro, secondo numero di questa serie, di Inoue Matsumoto, se non mi ricordo male, è lo stesso autore di Kaiju numero 8, Kaiju Number 8, che esce proprio questa settimana, è già disponibile in fumetteria, uscirà ufficialmente la prossima, il 23, ma è adesso già disponibile con un cofanetto con dentro entrambi i primi due volumi e vari gadget, quella la piglierò assolutamente. Ecco, parlavamo prima di altre ristampe, esce anche quella di Rurouni Kenshi, che è il Samurai Vagabondo, io l'ho sempre conosciuto con quel nome, di Nobuhiro Watsuki, al prezzo di 9 euro, sovraccoperta, anche qua pagine in bianco e nero e a colori. Mi intriga anche perché è una roba di cui si parla da veramente tanti anni, veramente tanto tanto tempo, e mi piacerebbe molto leggerlo, perché so che è anche una cosa molto particolare, per certi versi molto anni 90, addirittura so che ci sono dentro citazioni ai fumetti Marvel, robe un po' particolari. Poi so che di questa cosa qua si era parlato un po' di tempo fa, e che addirittura a un certo punto pare che l'idea fosse stata scartata perché, insomma, per buttarla sul ridere, a Nobuhiro Watsuki pare che avesse degli scheletri nell'armadio, e con scheletri intendo materiale pedopornografico nascosto, e che insomma non faccia più niente, comprensibilmente, giustamente, insomma, per via di questa cosa. Quindi si temeva anche proprio che non sarebbe stato più ristampato niente, appunto, di quest'autore. Però fortunatamente possiamo leggerci almeno quello che probabilmente è considerato un po' il suo capolavoro, il fumetto più bello che ha fatto.
Detective Conan che arriva al 100° numero, qua con gadget vari, come è, diciamo, usanza da qualche tempo a questa parte, fare da Star Comics con adesivi, cartoline, poster, cos'altro c'è, l'edizione standard, insomma c'è la nuova edizione, insomma lo stanno un po' ripubblicando anche qua in tutte le salse, lo stanno celebrando come giusto che sia, questo grande traguardo, una delle serie credo più longeve del fumetto giapponese. Poi One Piece, la new edition, Cardcaptor Sakura, la nuova edizione, Mashle, ecco, anche quello lì dovrò tenere d'occhio un po' i pareri, le recensioni, per capire un po', perché l'ho lasciata un po' perdere. Ho letto i primi due numeri, non mi è dispiaciuta, ma non mi ha nemmeno fatto esaltare particolarmente. Boy Meets Maria e Our Not So Lonely Planet Travel Guide, che anche questo non sono cose che mi interessano particolarmente, anche qua con in uscita sempre a maggio. Mi pare che siano storie che hanno a che fare con il mondo sempre LGBTQ, se non mi sbaglio. Penso proprio di sì, sicuramente Our Not So Lonely Planet Travel Guide. Poi Shoujo, insomma, non vedo Phantom Sea. Ecco, Phantom Sea era una di quelle cose nuove che dovrebbe uscire anche qua a breve, nel giro di qualche settimana, che mi interessa, vorrei provarla. Sembra una roba un po' strana, un po' particolare, e vorrei darci un'occhiata. Il secondo numero, ovviamente, di Four Nights of the Apocalypse, direi che proprio non me lo lascio scappare, ormai è serie che comincerò a seguire, essendo il nuovo lascito appunto di Nakaba Suzuki, dell'autore di The Seven Deadly Sins, Tower of God, il manhwa, Dragon Quest Adventure of Dire, che lì proprio cosa che anche voi dovreste seguire proprio a mani bassissime, Den Zero, la final edition di Shaman King, Queen's Quality, una roba che non ho mai sentito, la prima volta che leggo questo titolo, proprio senza colpo ferire. Esce l'ultimo numero della edizione JoJonic di JoJo, 17°, quindi si conclude la terza serie, Stardust Crusaders, e se non sbaglio si chiude anche la JoJonium, perché mi pare che in Giappone sia stata proprio concepita per chiudere soltanto le prime tre serie, non credo sia uscita e sia andata avanti anche in Giappone. Poi che altro c'è? Lo spin-off Vigilante di My Hero Academia, penso a Golden Ring, Ultraman di Vergelder, anche quello una roba che magari potrei darci un'occhiata, di Roaki Samura, l'autore proprio dell'immortale Shirayuki dai capelli rossi, è Keep Your Hands Off Izuken, di cui vi parlo ogni tanto, è carino, è molto divertente, è proprio spassoso sotto certi punti di vista, però anche qua mi sta un po' stancando, non riesco a capire dove si voglia andare a parare, per cui non lo so, non so nemmeno se portarla avanti. Adesso è uscito il quarto numero proprio questa settimana, però dovrò decidere un po' cosa fare. Mi è spiaciuto non aver seguito, magari cercherò di recuperarlo in futuro, però anche lì era una serie da 34 numeri, era veramente una improponibile. La nuova serie di Dragon Quest, la seconda parte dell'Emblema di Roto, però, che a sua volta è un sequel di Dai, la grande avventura, quello che abbiamo visto prima, quest'altro fumetto che dovete assolutamente leggere. Si conclude Rasputin, il patriota di Junji Ito. Ci ho pensato anche quello, in tutte le volte che vado in fumetteria lo vedo, dico adesso me lo piglio, adesso lo piglio, adesso lo piglio. Però all'epoca non avevo ancora letto tantissimo di Junji Ito, adesso sono letto qualche giorno fa Brivido, prima raccolta di storie, mi è piaciuta tantissimo. Adesso leggerò anche Tomie, che so essere anche una delle cose più belle fatte appunto da Junji Ito. Poi, volume 3 che conclude la nuova serie di Mirkandolfo, Sweet Paprika, in 5 edizioni differenti, madonna santa, c'è anche una The Last Edition con al prezzo di 100 euro, e poi varie edizioni, tipo probabilmente sarà una cosa come quella che è stata fatta, che è uscita per il primo col cofanetto con dentro il blocco, c'era una col blocchetto, una con poi quello del secondo, il blocchetto, il volume e qualcos'altro, forse due copertine differenti del volume. Io ho vinto a un firmacopio alla nerderia quella col primo, quella mug stile Starbucks. Poi Le Jardin Paris di Gaël Genilaire, non so di che cosa sia,
Cabaret parigino di grande successo, tutte le ragazze che ci lavorano nel nome di un fiore si respirano un'atmosfera davvero familiare. Rose, ragazzi di quasi 18 anni, nata e cresciuta in questo ambiente, desidera davvero che venga il suo momento per esibirsi sul palco davanti a un pubblico proprio come fanno le sue amiche. In poco tempo Rose diventa una... Ah, quindi penso che abbia a che fare col mondo del, anche qua, sempre LGBTQ e probabilmente anche con il mondo drag queen, queer. Però sembra carino come disegnato, sembra molto giapponese sotto un certo punto di vista. Questo lo stavo aspettando da un sacco. Il secondo volume di Hitler è morto, Morte alle spie, di Jean-Christophe Brizard e Alberto Pagliaro. Questo è molto bello, una bella storia storica che trae tutta la sua scrittura dagli studi che appunto Brizard ha fatto su questi segreti, su questi documenti segreti tenuti secretati proprio dal, mi pare, dai servizi segreti tedeschi durante appunto la Seconda Guerra Mondiale. Questo gioco di squadre appunto di intelligence russe in particolare, che cercano di mettere mano al cadavere di Hitler per scoprire effettivamente cosa ne è stato. Molto molto carino, molto molto bella. E adesso guardiamo molto velocemente, perché ho visto che anche lì non c'è niente di particolare. Ok. Invece adesso guardiamo. Si è mica aperto. Eccolo qua. Le uscite invece di Bau e Bonelli, che qua cerco di essere un po' più rapido. Torna Daniel Coelho, un autore italo, mi pare argentino, di cui non ho mai letto niente, lo ammetto proprio candidamente, però mi hanno consigliato diverse cose, in particolare Residenza Arcadia mi hanno detto che è anche una cosa un po' grottesca, un po' particolare, e prima o poi penso che ci darò un'occhiata. E c'è questo nuovo volume dal titolo Le buone maniere, nuova edizione per Ogni maledetto lunedì su due, ovviamente la prima raccolta di Strisce, penso che fosse la prima, sì, mi pare che fosse proprio la prima raccolta che Bau pubblicava di Strisce, appunto, di Zero Calcare. Questa nuova edizione cartonata, a differenza della seconda, la copertina è stata ricolorata, mi pare, da Madrigal per l'occasione, volevo vedere se c'era qualche, sì, esatto. Non ce l'ho, questo qua mi manca, potrei pensare di recuperarlo, però sinceramente Non stravedo, in particolare per questo tipo di raccolte di Strisce di Zero Calcare. Questo mi interessa, La Vergine del Bordello, abbiamo a che fare sempre con il mondo della, diciamo, della prostituzione, di questa ragazza che si rifugia letteralmente dopo essere caduta in disgrazia in questo bordello, in questa casa chiusa. Mi interessa perché è scritto da Hubert, questo scrittore francese che purtroppo è mancato qualche anno fa. Io mi sono innamorato di lui grazie a questa serie, che spero venga pubblicata, continui a essere pubblicata presto, non solo in Francia ma anche in Italia, sempre da Bau, degli Orchidei, che è bellissima, è veramente bellissima. Merito anche dei disegni eccezionalmente favolosi di Gatignol. Veramente, veramente bellissima. Dateci un'occhiata, fatevi questo piacere, fidatevi di me, perché è veramente molto molto bella. E devo dire che ho letto anche Pelle d'Uomo, che questo è stato, diciamo, straincensato, molto molto carino. A me non ha fatto così tanto impazzire. Bella, una bella storia con un bel presupposto di questa donna medievale che ha questo segreto di famiglia, dove tutte le donne appunto della sua famiglia si vestono appunto con questa pelle d'uomo, pelle di maschio fondamentalmente, e riescono a vivere appunto nella normalità, in una società in cui ovviamente la donna è ancora vista in un determinato modo, è ancora considerata in un determinato modo, ovvero la società appunto medievale, sembra franco-italiana come ambientazione, però è molto carino. A me, ripeto, non ha fatto strappare i capelli, però è molto molto interessante sotto questo punto di vista. Il nuovo fumetto di Tilly Walden, La solitudine dello spazio, che sinceramente mi intrigava di più su Un raggio di sole, On a Sunbeam, mi pare si chiami, lo conosco con quel titolo americano.
Però non è, non sembra essere una cosa totalmente nelle mie corde. Però ripeto, sul raggio di sole è una roba che invece mi intrigava parecchio. Il nuovo fumetto di Alice Berti, che è uscita di recente, mi pare, con Neon Brothers, questo fumetto che si chiama Calypso, di Appian Food, per la linea di Bao, per la linea manga giapponese o comunque orientali. Indomite, lezione integrale, ecco le cose che escono questa settimana. In particolare c'è questo Berserk scatenato di Jeff Lemire e Mike Deodato Jr. E settimana prossima esce anche questo, Da non aprire mai, di Kenny Mura. Devo dire che Berserk scatenato mi dà delle bellissime sensazioni, però finirò col prenderlo sicuramente. A me Mike Deodato Jr. non fa propriamente impazzire come disegna, però insomma Jeff Lemire mi piace molto invece come scrittore, e il presupposto di avere questa versione, questa nuova versione di Conan il Barbaro trapiantata nella nostra società, nel nostro presente, un po' mi intriga, per cui penso che lo prenderò, ci darò un'occhiata. Mentre Da non aprire mai è il nuovo fumetto di Jim Kenny Mura, che invece è un autore che mi piace molto, essendo autore del bellissimo I Kill Giants, ovviamente bellissimo, e appunto mi intrigava molto il fatto che tornasse anche in Italia. Per quanto riguarda Bonelli, esce questa miniserie dal titolo Le Origini, dedicata ad Dampier. Questa stavo pensando di provarci, di dare un'occhiatina. È una miniserie di 4 numeri di Mauro Boselli, Luca Rossi e Stefano Andreucci. Dampier è un personaggio che non conosco minimamente, anzi l'unica cosa che ho letto di Dampier è forse il crossover insieme a Dylan Dog. Sì. E questa ci racconta proprio l'origine di Arlan Draka, che è il protagonista appunto della serie, che sarà anche adattata a film, un annuncio che è stato fatto diversi anni fa da Bonelli. E di cui però sinceramente non so più nulla, non si è più saputo nulla, credo, però per questo genere di informazioni vi rimando a Luca DJ, che è un grande sostenitore, un grande follower dei fumetti Bonelli e tutto quello che ci gira intorno, quindi sicuramente vi saprà dare lui qualche chiarimento in più. Di questo sono molto molto contento, della nuova uscita del nuovo volume di Chambara, questa serie concepita da Roberto Recchioni, ambientata nel mondo dei samurai giapponesi, che guarda tantissimo per esempio ai film di Akira Kurosawa, perché ci sono dei personaggi che sono proprio tipo questo vecchio di cui adesso non mi ricordo il nome, ma è questo massaggiatore cieco che va in giro per il Giappone, una specie di leggenda, che in realtà è questo samurai che si unisce a un altro gruppo di personaggi. In particolare c'è questo personaggio che è chiaramente una versione a fumetti del Toshiro Mifune, che appare nei film appunto di Kurosawa, molto molto bello, e a me piace un sacco. Probabilmente una delle cose più belle, che la mia cosa preferita concepita da Recchioni, che sta un po' lasciando anche la conduzione di questa serie anche ad altri autori. C'era dei numeri disegnati, i più belli sono quelli disegnati da Andrea Cardi, proprio senza come dire, senza pochi dubbi. E qua c'è il passaggio appunto a Gabriella Contu, che però mi pare abbia scritto anche già il numero precedente di Chambara, questo chiamato Il Mondo Sospeso. Tra l'altro sono stati anche ristampati nel corso dei mesi scorsi anche le serie, due volumi, anzi le due storie che sono uscite anche nei brossuratini, le storie Bonelli, quindi Il Lampo e il Tuono, anzi era La Redenzione del Samurai e I Fiori del Massacro, e sono uscite anche queste due nuove storie, appunto Il Lampo e il Tuono di Roberto Recchione e Andrea Cardi e Le Spade del Tradimento, esatto, scritto sempre da Gabriella Contu, disegnato da Walter Venturi. Questo è sempre di Gabriella Contu, con i disegni di Isabella Mazzanti. Questo assolutamente lo prenderò, perché mi piace veramente veramente tanto. Sto vedendo che viene ristampato anche Mercurio Loi, che insomma ci stavo pensando, perché so che da tanti viene considerata come una delle cose più belle fatte da Bonelli in generale, uscite dal mercato italiano nell'ultimo periodo, di Alessandro Bilotta. Ci sto pensando con queste bellissime copertine di Emanuele Fior. Ci penserò. Nuova edizione, nuova ristampa di Le Origini di Dragonero, il romanzo da cui è partita la storia di Dragonero, che anche qua è molto molto bello. Quelle cose che, se volete seguire Dragonero, si parte proprio da lì.
poter conoscere proprio l'origine anche a livello editoriale proprio del personaggio. Esce il 31esimo numero di appunto Dragonero il Ribelle con La Morsa del Buio, che è la seconda parte di questa serie, la mini saga dei non morti. Quindi vedremo un po' anche come si proseguirà in questa serie. Devo ancora leggere il numero uscito poco fa. E che altro c'è? Che altro c'è? Dylan Dog, La Bestia delle Brughiere, quella disegnata da Corrado Roy. Bene, 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 contento. Esce anche un Color Fest, L'Orrore delle Armi, attualmente un tema abbastanza importante, di Gabriella Contu, Giorgio Pontrelli e Sergio Algozzino. Poi che altro c'è? Poi che altro c'è? Basta, credo che sia concluso qua. Esattamente, esattamente. Non c'è più niente da fare. Questo posso, vediamo se si chiude tutto. No, non si chiude niente. Bene, ci siamo fatti la nostra carrellata. Ho visto un po' di cose. Io adesso devo scappare. Però ecco, sicuramente ci vedremo. Magari ecco, nel corso della settimana vorrei. Tanto ci vediamo venerdì sera da Stefano, da Comic Society, per parlare un po' del best of delle letture di febbraio. E poi mi piacerebbe provare a lanciare anche qua, provare a fare proprio anche una cosa del genere, cioè settimanalmente una diretta su alcune letture fatte nel corso della settimana, e poi magari da espandere con il discorso dei video più approfonditi appunto sulle varie cose che leggo. Ringrazio chi mi ha fatto compagnia, chi è stato, spero di aver fatto lo stesso anche io a voi, di avervi intrattenuto un po' nel corso di questo pomeriggio. Vi ho dato un'ottima alternativa al pomeriggio 5. E buona, ci sentiamo presto, rimanete sempre connettuti su tutti i canali. Adesso pubblicherò forse sicuramente un paio di video sempre tratti da queste dirette e credo che queste dirette qua, con le scoperte delle, diciamo, lo sfoglio delle anteprime, li pubblicherò completi sul canale YouTube. Per il resto io vi saluto, vi ringrazio e ci vediamo presto sui soliti lidi. Ciao belli!